Pronto? E pronto? Pronto? Sì. Buonasera, allora, innanzitutto Stefano e Emanuele, veramente complimenti per la trasmissione. Oh, grazie. Davvero 2 ore leggere, rilassanti e divertenti. Grazie. Qual è il suo nome? Sì, purtroppo io chiamo per una mia esigenza personale. Ah, prego. Posso pronto? Fare una richiesta? Certo, assolutamente, certo. Sì. Pronto? Vorrei mandare un messaggio a mia moglie. Prego. Pronto? Sì, prego, la sentiamo, prego. Vorrei mandare un messaggio a mia moglie che si è assentata momentaneamente da 2 settimane. Ah, momentaneamente da 2 settimane, certo. Ma si ha detto che andava a comprare le sigarette, ma lei non fuma, non so. Comunque posso? Prego. Fabiola, amore, se mi stai ascoltando, passerotto, torna a casa. Io ti amo da impazzire, per favore, sì. Torna. Okay. Se torni, ti prometto che non somatizzerò più il gatto. Ti giuro che non tornerò mai più ubriaco a casa prima di pranzo. Sono disposto anche. Sì, sono disposto anche a pagare metà delle bollette della spesa. Torna a casa, amore, per favore. Non lo va fa bene. Sempre. Ok, va bene. Bravo marito. Io veramente non capisco sua moglie che l'ha lasciato così in balia di altre donne. Insomma, veramente. Qual è il suo nome? Scusi. Luigi. Allora, Luigi, sì. Noi accogliamo il tuo invito. Non comprendiamo il motivo per cui sua moglie l'ha abbandonato. Voleva solo provare io così, cedere un po' al vizio. Sì, spero solo che c'era la fila al tabaccaio, non so. Sicuramente c'è la fila a 2 settimane, poi sa, questo è un periodo un po' particolare. Capisci? Come sta il gatto? Il gatto adesso come lo tratta? Il gatto è qui con me. Come si chiama il gatto? Come si chiama il gattino? Ma io lo chiamo in tanti modi. Capito. A volte anche amore, sì. A volte anche amore, molto bene. Luigi, allora ti ringraziamo. Noi abbiamo accolto il tuo annuncio. Buon divertimento con il gatto e speriamo che tua moglie torni presto. Va bene? Grazie, ciao. Grazie. Ciao. Avvertiamo i nostri ascoltatori che questa è l'Italia chiamò, non il gatto chiamò. Il gatto chiamò l'Italia. Oppure, chiamò, cioè, che l'Italia chiamò con la M, no? Volevamo dire. Ha fatto la parte.